Benvenuti alla puntata numero 31 di Electric Motor News. Ciao Marcello. Ciao Serena, noi siamo reduci di Francoforte, ma purtroppo con una brutta notizia, perché abbiamo appreso, appena rientrati, che è deceduta il 27 luglio scorso la mamma di Luigi Bubone, la signora Elia. E quindi Bubone è una persona molto impegnata nel settore dei veicoli ecologici, segretario della Federazione Italiana dei Veicoli Elettrosolari, e quindi a lui e a tutta la sua famiglia le nostre condoglianze. Sì, infatti faccio anch'io le mie condoglianze. Adesso andiamo avanti a parlare di Francoforte e devo dire che sono rimasta molto sorpresa per tutte le vetture ecologiche presentate appunto al salone. Vediamo adesso il servizio sulla sintesi delle auto a basso impatto ambientale. Si può dire che il salone di Francoforte ha segnato un punto importante nella storia dell'auto, perché mai come in questa occasione si è percepito un interesse da parte dei costruttori ad offrire automobili con tecnologie mirate ad abbassare le emissioni inquinanti. In questa rassegna vediamo tutte le vetture rispettose dell'ambiente che abbiamo visto nel salone tedesco del 2007. Nella puntata numero 29 abbiamo già parlato della Chevrolet Volt, della Peugeot 308 Hybrid HDI, che impiega un motore diesel dotato di filtro attivo antiparticolato, e il sistema elettrico e della Volvo Recharge presentata dalla casa svedese. Nella 30ª puntata di Electric Motor News abbiamo fatto vedere la Subaru R1E prodotta per il mercato giapponese, la Citroen C-Cactus, l'altra piccola giapponese Mitsubishi EV, la Renault Megane alimentata a bioetanolo e la Nissan Maxima. Quindi ora, in sintesi, vedremo le altre vetture in ordine alfabetico. In casa Audi è stato presentato un concept car su base A4, equipaggiata con il modulo ibrido di ultima generazione, che punta sul sistema ibrido parallelo e sulle più moderne tecnologie, come le batterie agli ioni di litio. La casa di Ingolstadt ha realizzato un intero pacchetto di soluzioni tecnologiche innovative, come il sistema start-stop e il recupero di energia, che verranno introdotti nel prossimo futuro. Oggetto dallo stile attraente, la Citroen C5 Aerescape attrae anche per le prestazioni dinamiche. Il prototipo è equipaggiato di motorizzazione V6 HDI abbinata al filtro antiparticolato e può funzionare con biodiesel, offre un sistema antislittamento Snow Motion innovativo con prestazioni vicine a quelle di un veicolo a quattro ruote motrici ed una tecnologia Urban Hybrid che consente consumi contenuti ed emissioni di CO2 ridotte. In casa Citroen si è vista anche la Citroen C4 Bioflex, vettura che impiega un carburante prodotto dall'agricoltura. In un primo tempo, la vendita di questo modello avverrà soltanto in Francia ed in Svezia, e poi si estenderà rapidamente ad altri paesi europei, la maggior parte dei quali praticano una politica favorevole verso i nuovi carburanti. La C4 Bioflex è la prima proposta del marchio verso la domanda di veicoli funzionanti a biocarburanti nel mercato europeo. A Francoforte ha debuttato, in anteprima mondiale, la concept car Panda Aria, che mostra il punto di vista Fiat sulle vetture a minimo impatto ambientale. La concept car unisce un'architettura innovativa del powertrain, costituita da un nuovo motore bicilindrico dotato del sistema multi-air a doppia alimentazione, benzina, miscela metano-idrogeno, cambio MTA e dispositivo stop and start, con l'impiego di materiali ecocompatibili, riciclati, riciclabili o di origine naturale. Ford ha messo in mostra gli attuali modelli flexi-fuel, che sono la Focus e la C-Max, alimentati a bioetanolo, mentre annuncia che dai primi mesi del 2008 saranno disponibili anche i modelli Mondeo, Galaxy ed S-Max, alimentati a combustibile pulito. Della Honda Civic Hybrid abbiamo anche parlato nelle scorse puntate con l'intervista realizzata a Klaus Nidlix, che ha corso nelle 24 ore del Nürburgring con questa vettura. Se ci seguite in questa puntata di Electric Motor News, tra qualche minuto parleremo della concept car Hyundai a fuel cells, mentre l'altra casa coreana, Kia Motors, ha portato la piattaforma del suo veicolo a celle a combustibile. Il pianale di base FCEV a motore elettrico con alimentazione ad idrogeno, che ha fatto la sua prima apparizione all'inizio di quest'anno al Salone di Seoul,
rappresenta il passo successivo di Kia nel costante impegno per lo sviluppo di futuri veicoli di serie più puliti ed ecologici. Questo inedito pianale lungo 4,6 metri ha un passo di 2850 mm ed è stato progettato per essere utilizzato come base per un SUV. I modelli Lexus sono già stati presentati in diverse puntate del nostro programma televisivo e quindi, scorrendo l'alfabeto, arriviamo alla lettera M, come Mercedes-Benz, che ha mostrato il futuro delle auto di lusso con la Concept F700, dotato dell'innovativo motore DS8, un 4 cilindri con solo 1.8 litri di cilindrata, che coniuga le basse emissioni tipiche del benzina con i consumi contenuti di un diesel. Il motore DS8 ha raggiunto una fase di sviluppo ancora più evoluta, il processo sistematico di downsizing, con riduzione della cilindrata e del numero di cilindri, assicura un rendimento migliore del motore, mentre il modulo ibrido supporta il motore a combustione nella guida a passo d'uomo, stop and go, con la combustione per accensione multipla controllata. Inoltre, il principio dell'accensione spontanea controllata, tipica del diesel, fa il suo ingresso per la prima volta nel motore a benzina. Il veicolo sperimentale Opel Flextrem rappresenta una pietra miliare nella storia dello sviluppo dell'automobile elettrica. Il suo inedito sistema di propulsione elettrica E-Flex è completamente ecocompatibile e permette, ad esempio, alla maggior parte dei pendolari europei di raggiungere quotidianamente il loro posto di lavoro senza alcuna emissione di CO2. Un piccolo turbodiesel carica la batteria litio-ion e porta l'autonomia a 715 km. La nuova gamma Saab 9-3 ha un aspetto ancora più personale e determinato della serie precedente. Ciò riflette l'adozione di una serie di innovazioni tecniche che va dalla disponibilità della trazione integrale permanente ad una gamma di motori a benzina, gasolio e bioetanolo E85 ancora più potenti dei precedenti. Škoda propone la Green Line con l'introduzione delle versioni a basso consumo della Fabia, Fabia Wagon e Octavia, con emissioni dichiarate di 110 grammi al chilometro di CO2, mentre la Casa Ceca ha dichiarato che a partire da dicembre esporterà la Octavia equipaggiata con impianto FlexiFuel, quindi in grado di essere alimentata a etanolo, e la destinazione sarà la Svezia, paese leader nella distribuzione di questo tipo di combustibile. L'Octavia FlexiFuel sarà equipaggiata con un motore 1.6 mpi da 102 cavalli. Infine, la Smart ha presentato anche la versione elettrica, oltre a quella ibrida che avevamo già visto in un'altra occasione, veramente poco per una vettura che originalmente è stata pensata per essere equipaggiata con tutta la componentistica della trazione elettrica.